Si sono incontrate due squadre innanzitutto valide, perché il Fano sta in classifica sotto, ma è una squadra del tutto rispetto. E una partita che si è giocata molto in maniera tattica al primo tempo, e tutte e due messe bene in campo, ci siamo un pochettino equivalsi per quanto riguarda il primo tempo, però poi il secondo tempo è venuto fuori un po' di più la nostra capacità di voler vincere. E da quando siamo ripartiti dopo Porto d'Asco è cambiata l'aria, la squadra ha un altro tipo di testa, un altro tipo di mentalità. E un mese fa questa partita non l'avremmo mai vinta, e oggi l'hai vinta soffrendo tutti quanti insieme, giocando anche a sprazzi molto bene, e ripeto, contro una squadra che secondo me sta lì sotto per caso, perché ha dei giocatori di valore, e mi ha fatto una buona impressione come è andata. Quindi oggi è una vittoria importante tra due squadre che sono delle squadre che devono fare un campionato di vertice all'inizio, e sono con degli organici importanti. Quindi è stata una bella partita tirata, l'abbiamo vinto meritatamente, credo, perché l'abbiamo meritata, e siamo contenti di questo, perché oggi la vittoria è troppo importante. Meglio essere delusi e stare in zona playoff. Purtroppo gli eventi hanno voluto che disputassimo un campionato, che lottassimo per la retrocessione. Un'ennesima partita, siamo qui a commentare l'ennesima partita dove comunque la squadra ha disputato, secondo me, una buonissima partita. Ci è mancato il gol, abbiamo creato due o tre situazioni. Credo, da un punto di vista del gioco, credo che il pari ci sarebbe stato addirittura stretto. La squadra ha provato a fare la partita, soprattutto il primo tempo, eravamo molto in palla, e forse quando hai quei 20 minuti, mezz'ora che sei in palla, lì devi affondare il corpo, e non c'è riuscito. E dispiace per i tifosi ancora una volta che ci hanno seguito, e ci aspetta un finale di stagione molto molto critico, però in queste situazioni bisogna affrontarle, perché la realtà è questa. Ci sono tante partite ancora a disposizione, abbiamo dimostrato che abbiamo dimostrato che possiamo far punti con tutti, così come perderli.